Ciao a tutti, io sono Piera e oggi facciamo i preferiti del mese. È una categoria di video che mi piace tantissimo guardare e che ho deciso di proporre anch'io. Spero vi possa piacere e vi possa interessare. Comunque, iniziamo con il libro preferito del mese. Allora, il libro preferito del mese è Il mondo deve sapere di Michela Murgia e oh mio Dio! Allora, diciamo che ho riso per non piangere. Ne ho parlato in un post su Instagram, ve lo lascio linkato in descrizione, così se volete potete andarlo a spulciare un pochino. Però è veramente molto molto bello. Piuttosto, diciamo, ilare, però dall'altra parte triste e quasi pesante da leggere perché la Murgia ci fa addentrare nel mondo dei call center in maniera abbastanza scherzosa, però che fa riflettere. Infatti, la frase che mi sono ripetuta dall'inizio alla fine di questo libro è stata "Rido per non piangere". Questo libro è la trasposizione su carta del blog che Michela Murgia teneva durante il periodo di lavoro che ha fatto nei call center di Kirby, che è questa fantomatica azienda americana che vende delle specie di aspirapolveri che però fanno anche altre cose. Non è ben chiaro, ho cercato su internet anche che cos'è, l'unica cosa che continuava a venire fuori erano inchieste, denunce, ma comunque sempre pochissime foto, e lo dice anche lei nel libro, se si cercano delle foto di questo aggeggio fantomatico non se ne trovano. E c'è una frase proprio all'inizio del libro che mi ha fatto sbellicare dalle risate, che insomma lei, insomma, si pone la domanda: ma cosa fa il Kirby con esattezza? Poi parla un pochino e poi c'è questa frase che mi ha colpito tantissimo, che recita: un amico, quando glielo dissi, mi chiese se per caso facesse anche pompini. È probabile, risposi. Questa frase mi ha fatto sbellicare dalle risate, perché praticamente questo aggeggio te lo vendono come se dovesse sostituire tutti gli elettrodomestici che hai in casa. E quindi, infatti, poi lei dice: sì, però certo costa anche come 10 elettrodomestici, quindi che senso ha? Io li ho già gli altri perché dovrei spendere una cifra del genere. Comunque, insomma, è un libro molto molto bello. Diciamo che non è scritto come se fosse appunto un libro perché è la trasposizione di un blog, perciò è molto molto diretto, va dritto al punto, non ci sono giri di parole, però è comunque molto molto efficace. Se non l'avete letto, ve lo consiglio tantissimo. Una ragazza mi ha consigliato anche sempre di Michela Murgia Accabadora. Mi sbaglio un sacco sempre questo titolo, però sono molto molto curiosa di leggere altro perché lei come persona mi piace tantissimo, infatti vedo sempre quando riesco le sue stroncature di mercoledì oppure i libri che consiglia sul programma che fa assieme a Corrado Augias su Rai 3. Se non l'avete mai visto, vi lascio il link anche a quel programma perché merita, è molto molto interessante. E insomma, questo è il libro preferito del mese. In questo mese non ho letto tantissimo perché non è stato un bel periodo, quindi effettivamente in totale ho letto 3 libri, quindi sì, non proprio chissà quanto. Però comunque sono state delle belle letture e il mio preferito è questo, che è anche l'ultimo che ho letto, perciò è anche quello più fresco, diciamo che ho. Ora passiamo alla serie TV del mese. Come sapete, venerdì è uscita la seconda stagione di Stranger Things. Io ho assolutamente adorato la prima stagione, mi è piaciuta veramente, veramente, veramente tantissimo e non vedevo l'ora che uscisse. Ad ora sono arrivata al quarto episodio perché li sto vedendo assieme al mio ragazzo, perciò ne vediamo due a sera, altrimenti saremmo capaci di fare come per la prima la maratona intera di 9 puntate in un giorno solo, ma mai più. Perché siamo andati a dormire alle 3 di mattina, quindi mai più. Però abbiamo appena cominciato questa e oh mio Dio, devo ancora finirla, ma oh mio Dio, non capisco assolutamente niente. Però oh mio Dio, figatissima. Non faccio nessuno spoiler, ma oh mio Dio, se non l'avete vista la prima stagione, guardatela e poi guardate la seconda perché oh mio Dio, mind blowing. E ho detto tutto. Un'altra serie TV che ho guardato in questo mese e che sto continuando a guardare è L'Ispettore Coliandro. Se non lo conoscete, è un personaggio che ha inventato Carlo Lucarelli, quelli più vecchiotti come me probabilmente si ricorderanno di lui per il programma che faceva sulla Rai di sera Blu Notte,
i misteri d'Italia, diciamo, e siccome sono un'appassionata di storia e gli anni di piombo, soprattutto di cui lui parla, sono una delle parti della storia italiana che più preferisco perché è ancora un capitolo molto molto buio. Lui faceva questo programma, insomma, e ha scritto anche diversi thriller che vi consiglio assolutamente, soprattutto Almost Blue, veramente bello, ben scritto e ben architettato il tutto. Ha scritto anche una serie di libri su questo ispettore Coliandro, che è un personaggio piuttosto controverso, infatti sono dei libri che puntano sul comico, sulla comicità del personaggio. Non li ho ancora letti, però guardavo la serie TV e qui dietro da qualche parte. Infatti qui dietro da qualche parte ho recuperato il primo libro di Coliandro, che è Il giorno del lupo. Non vedo l'ora di leggerlo. La puntata l'ho vista, chiaramente. Però non vedo l'ora di leggere il libro perché so che Lucarelli scrive molto bene e a me piace anche. Perciò sono riuscita a recuperare sempre tramite Archobooks il primo libro. Non vedo l'ora di leggerlo. Comunque, torniamo a noi. Anche questa serie TV è molto molto divertente. Io la guardo mentre cucino perché è piuttosto leggera ed è simpatica da vedere. Perciò, se non l'avete vista, andatela a vedere perché merita. È un ispettore che ne combina di tutti i colori, non capisce assolutamente mai niente, però riesce sempre ad arrivare a una soluzione. Fa morire da ridere. Comunque, insomma, queste sono le mie due serie TV preferite del mese. Ora passiamo al film del mese. Non ho visto molti film questo mese, anche perché non ho tantissimo tempo per andare al cinema, visto che qui è dove studio, i cinema sono piuttosto fuori oppure costano veramente tanto, perciò ci vado con molta molta fatica al cinema. Però il film che sono andata a vedere questo mese è stato Loving Vincent. Se non sapete che cos'è, vi lascio linkato qui sotto il trailer e magari se riesco a trovarla anche la scheda del film. Comunque, oh mio Dio. Allora, è un film che parla di Vincent Van Gogh. Però non è il classico film su Van Gogh con attori reali, è un film che è stato completamente dipinto a mano. Hanno fatto più o meno 65.000 tele che hanno poi usato per comporre il film. È qualcosa di fenomenale e cavolo, ha fatto solo 3 giorni al cinema, almeno come evento speciale. Grazie a Dio sono riuscita ad andarlo a vedere, grazie Camilla che mi ci hai portato! E oh mio Dio, cioè wow, mi sono commossa un sacco perché oltre al fatto che è completamente dipinto, e oh mio Dio, mi sta venendo da piangere di nuovo, comunque è completamente dipinto a mano, ci hanno messo 7 anni ed è un piccolo capolavoro, dura un'oretta e mezza scarsa. Però è molto bello la storia, è ambientata un anno dopo la morte di Van Gogh e da quello che si è capito è anche una storia vera, perché, cioè, nel senso, è una cosa che effettivamente c'è stata, questo dubbio che si insinua nella mente di alcune persone sul fatto che Van Gogh non si sia suicidato, insomma. Però, anche se non fosse una storia vera, comunque è stata creata molto bene e il fatto che abbiano usato i dipinti di Van Gogh come sfondo e la pittura e tutte le movenze di tutti i personaggi siano stati dipinti a mano, gli dà qualcosa in più, gli dà praticamente tutto. Bisognerebbe andarlo a vedere anche solo per quello, perché per il lavoro che c'è stato dietro. È una produzione polacca in collaborazione con il Museo di Amsterdam di Van Gogh ed è wow, oh mio Dio, se non siete riusciti ad andarlo a vedere al cinema, cercatelo su internet. Se uscirà il DVD, compratelo, cercatelo perché ne vale veramente la pena. Se poi siete degli appassionati di Van Gogh o comunque vi piace la storia, il personaggio, tutto ciò che ruota attorno a questo personaggio molto controverso, vi consiglio di vederlo perché merita. Merita veramente tanto. Ora passiamo alla musica del mese. Intanto, questo mese, essendo autunno, io ogni autunno finisco ad ascoltare sempre gli stessi. Per la maggioranza, però, King Cruel. Se non lo conoscete, vi lascio dei link
nell'info box, vi lascio qualcosa su King Cruel, dei link a Spotify, dei link a YouTube, dei link a qualsiasi cosa perché io sono assolutamente innamorata della sua voce. Per me è una voce pazzesca. In più, se vedete com'è la persona, se non conoscete com'è la persona, potete ammirarla qui accanto a me. Non riuscirete mai ad associare questa persona a quella voce perché non ci sta, però wow, a me piace da matti. Infatti, lui è stato uno di quelli che ho ascoltato di più durante questo mese. Un altro album che ho ascoltato è stato Rubber Soul dei Beatles, perché mi è tornato in mente un musical che io adoro, si chiama Across the Universe, è tutto attorno, vabbè, alle canzoni dei Beatles, ma non sto qui a spiegarvi. Ma una delle canzoni che io adoro dei Beatles è Girl ed è in quest'album Rubber Soul, il che mi ha fatto tornare ad ascoltarlo e ascoltarlo e ascoltarlo. In questi ultimi giorni ho anche ascoltato un sacco Miles Kane, che sempre se non lo conoscete vi lascio tutto quanto c'è da sapere sotto nell'info box perché dovete andarlo ad ascoltare. E magari conoscete i The Last Shadow Puppets, che sono il duo Alex Turner degli Arctic Monkeys e Miles Kane, che adoro anche quelli, ma io ho ascoltato un sacco Miles Kane, mi piace, mi piace la voce, mi piace la musica che fa. Andate ad ascoltare anche lui. Ora passiamo alle cose assolutamente randomiche, qualsiasi cosa mi piaccia, mi sia piaciuta in questo mese, la ficcherò in questa categoria perché non sono una persona molto abitudinaria sia sul trucco che sui vestiti che su tutto quello che uso di solito, non sono una persona che cambia moltissimo, diciamo, le cose base. Perciò le cose assolutamente random, qualsiasi cosa mi piace di più nel mese, la butterò in questa categoria. Le cose che mi sono piaciute assolutamente di più nell'ambito vestiario, diciamo, sono queste. Allora, sarebbero dei foulard e questa è una bandana, però non so per quale motivo mi è venuta la fissa appunto dei foulard attorno al collo. E quindi sono riuscita a recuperare questa per le occasioni un pochino più formali e questa per tipo tutti i giorni. Oltre al fatto che mi tengono caldo il collo, mi piacciono un sacco da tenere addosso, il fatto di farci un nodino magari carino, cose così, mi piacciono un sacco e quindi queste sono le cose in assoluto che mi sono piaciute di più in questo mese come, diciamo, capi di vestiario. Non lo so. In più, come, diciamo, nuovi acquisti, new entries, sono stati, siccome sapete, lavoro all'uncinetto, sono stati questi uncinetti di Tiger che me li ha consigliati sempre Camilla, grazie Camilla. Questi uncinetti di Tiger costavano sempre 1 euro, quindi ho detto, beh dai, proviamoli, li ho sempre visti in giro, li ho sempre visti in internet, cavolo figata, vorrei provarli, però costavano un sacco e siccome Tiger li ha fatti nella versione cheap, allora ho detto, beh dai, proviamo, prendiamoli. Cosa mi possono costare 1 euro? Ne ho presi due, delle due dimensioni che uso di più. E oh mio Dio, sono tipo la svolta, non ti vengono i crampi alle mani quando lavori tanto, sono bellissimi, sono super morbidi. Sono tipo diventati i miei uncinetti preferiti. Se riuscirò a trovarli delle dimensioni più piccole, li compro tutti perché Madonna mia se sono comodi. Un altro oggetto assolutamente super random che mi sono fatta è la tazza di Harry Potter che avete già visto e che sta tipo. Stata assolutamente lei, mi piace un sacco come è venuta, mi piace un sacco vederla sempre tutti i giorni sulla libreria perché gli dà quel tocco in più e questo è uno degli oggetti che ho preferito di più in questo mese. Un'altra cosa che ho adorato e che ho fatto in modo sistematico e per bene in tutto questo mese è stato il bullet journal. È stato il bullet journal. Era una cosa che volevo provare a fare da un bel po', però non sono mai riuscita a farla in modo così completo e attento, anche perché avevo solo dei quadernetti un po' così, non avevo trovato ancora proprio la direzione che volevo prendere su questa cosa. Ho visto questo quadernino da Tiger, costa 2 euro, quindi sì, ho detto vabbè, anche se non funziona, non va bene, amen. E ho cominciato a fare il bullet journal da questo mese e lo sto facendo molto molto bene, mi piace un sacco farlo.
Ho visto che pian piano andando avanti con le settimane sono migliorata in creatività, quindi tipo top. Ho fatto anche delle pagine tematiche, delle pagine particolari. Comunque lo vedrete molto meglio nel video che uscirà a tema sul bullet journal. Spero vi possa piacere perché è una cosa che a me piace un sacco fare e condividerla con qualcuno che magari ha più o meno le stesse passioni mi piacerebbe un sacco. In più, diciamo che è una cosa che mi rilassa un sacco fare, quindi continuerò e spero di continuare a farla ancora e riuscire a migliorare sempre di più. Il bullet journal era uno degli ultimi preferiti. Gli ultimi due sono dei dolci. All'inizio del mese, non so per quale motivo, mi sono ritrovata a guardare dei video sul Signore degli Anelli e mi è venuta voglia di fare i pandivia, i lembas, il pane elfico, in poche parole. E quindi l'ho fatto. Buonissimo, cioè è stata una delle scelte migliori, è semplicissimo da fare, si cuoce tipo in pochissimo tempo ed è super buono, diventano dei quadrettini così di questa pasta alle mandorle praticamente e sono mamma mia se sono buoni, voi non avete assolutamente idea di quanto cavolo sono buoni e mi consiglio di farli perché sono la svolta della merenda, cioè sono buonissimi da soli, me li porto a lezione, sono la merenda perfetta perché non sbriciolano, sono compatti e sono buoni. È come avere dei grossi biscotti che però sono buoni. Ho detto sono buoni un sacco di volte, però sono buonissimi. Se volete vedere come sono venuti, ho fatto una foto di quelli su Instagram e ve la lascio linkata qui sotto. Nel caso siete interessati alla ricetta, vi lascio anche il link al video da cui ho preso la ricetta. E l'altro preferito del mese in tema cibo è la torta magica. Un giorno stavo navigando su Facebook completamente a caso e ho visto la ricetta della torta magica su giallo zafferano. Ho detto, cavolo, figata, viene a tre strati, cavolo, sarà difficilissima. Invece no, è una stupidaggine, cioè tutto ruota attorno alla temperatura degli ingredienti. E viene una roba buonissima, cioè il sotto è come se fosse budino, a metà una crema morbida e sopra del pan di Spagna. Ed è stupidissimo, cioè è praticamente l'impasto di una torta normale, solo che diventa a tre strati con del budino e della crema e non riesco a capire come. Infatti si chiama torta magica per qualcosa, però oh mio Dio, è stata la mia colazione di quest'ultima settimana. Vi lascio il link anche a quella torta perché è bellissima e buonissima ed è veramente semplicissima da fare. Io non sono una grande cuoca, però wow, buonissima, madonna mia. Me la sto ancora tipo sognando. Voi non avete idea. Comunque, il delirio randomico è assolutamente finito. Il video dei preferiti del mese è finito. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate con quali sono stati i vostri preferiti del mese. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!